Ah, si è salvato, raga. Perché noi siamo usciti qua dal mulino, aprendo. Sì, raga, si è salvato. Qua eravamo. L'episodio che caricherò stanotte, appena sta con la live, raga, è proprio. Si ferma qui. Si ferma che noi andando di qua. In teoria, poi qua, forse un po' più avanti, non mi ricordo precisamente dove, si è interrotta. Sì, tipo qua si è interrotta la live, raga. La pila di cadaveri, perfetto, godo, godo, godo. Siamo qua, meno male. Spero di aumentarmi un po' la sensibilità. Sono dei bellissimi uccellini. Allora, aspetta, vediamo cosa si è, se si entra qua. Rompi, rompi tutto, siamo senza risorse. Madonna. Oh, porca puttana, ma chi è? Artemia. Che cazzo. Guarda, guarda come drifta. Entra in derapata anche per schivare i proiettili. Quindi questa strada porta al pozzo. L'unica strada che qua ci accomuna è questa qua. Belluga! Artemio! Eccoti qua, figlio di una grandissima donna. Vieni qua, prima Belluga ti faccio un sottolineatura 13 paroculo. CDX 1. Roculo! Animale! Minchia, lo si è abituato. In faccia no, quindi lo prende in culo. Vabbè, non entriamo nei particolari. Una nota! Aspetta, un portiere. Oh! Minchia! Minchia! Questo è forte. Allora, Madre Miranda mi ha dato una montagna. Ora posso fare tanti esperimenti su Zexon. Questo è il mio laboratorio segreto speciale. Oggi ho fatto 3 esperimenti su Zexon, ma sono tutti falliti. Ho fatto un disastro. Ho inserito Zexon e poi ho provato a iniettare del sangue di lupo nella spina dorsale. Il tipo ha iniziato a contorcersi e poi ho ucciso Zexon. Non sapevo come fermarlo, allora l'ho messo in una gabbia e ora devo dargli da mangiare. Ah, quindi Zexon è stato rinchiuso in una gabbia per tutto questo tempo. Il socio. Abbiamo l'altare. Bellissimo. Eccolo qua. E qua c'è Artemio, bello mio, qua che bello. E qua in teoria possiamo mettere adesso il flacone delle braccia. Porca puttana, io non posso giocare. Ecco, ora manca l'alert nel Lì in filmato. sottolineatura amiche Meno male che non siamo GDX1, filmati. premetto che ti amo e che tu ami me foglia d'acero boccali di birra che brindano foglia d'acero boccali di birra che brindano. Porca puttana, Mike, di merda. Apri il negozio. Artemio, tutto bene? Oh, ti porgo le mie No, scuse. non si preoccupi. Allora, potenziamenti. Apriamo da qua. Svoltiamo a sinistra. E poi dal cimitero. Cichisse. Ehi, là. Vi sparo un deiamme? Beh, ma se ne vada. Uno sguardo vale più di 1000 parole. Luga sottolineatura 13 Hai visto CDX1 Zexo? POV. Hai visto Zixon? Allora, oh, e questa qui è l'ultima zona. Allora, raga, ricapitolando, Resident Evil si basa praticamente sul recuperare 4 flaconi che contengono i pezzi di nostra figlia. Noi abbiamo recuperato le gambe, le braccia e la testa. Manca in teoria il torso. Quindi, facendo questo breve calcolo, abbiamo battuto il boss della. Qua c'era la casa delle bambole, che è stato bellissimo, tra l'altro molto inquietante. Poi abbiamo battuto quella con la quarta di tette, no? Che è stato bello. Purtroppo dovevamo uccidere. Io avrei fatto anche. Vabbè, andiamo avanti. E poi abbiamo ucciso lo sgorbio che è diventata poi una trota sgorbia. Adesso manca il quarto boss, che in teoria è qui, Heisenberg, vedi? Noi andremo da lui, quindi dovremmo raggiungere tipo una fabbrica. Buona fortuna. Ah, vale 30, magari ti piglia poco. Siamo senza colpi. Quindi noi in teoria dobbiamo raggiungere Heisenberg, che è quello lì che all'inizio, per chi se lo ricorda, era quello lì che aveva tipo i magneti, tutto questo bordello là. Qua c'è una bellissima struttura allegra. Puttana, aspetta! Hai fatto incazzare tutti con l'alert, Piero! Artemio e Ottavio! Minchia, sono sempre in due, allora lui, quello è Ottavio, perché Artemio di solito tiene sempre qualcosa in mano, in questo caso ha la torcia. Ah, c'è pure Alfio allora, siete in tre. Minchia, 500 bit, molesto, ma grazie, bello mio, per la bestemmia! Porca puttana! Sono morto! No! Non oggi!
Prendi l'acqua santa, dov'è l'acqua santa? L'acqua ossigenata, come cazzo si chiama? Soluzione medica, vai, vai, beve, beve. Io ma vivo direttamente. Attenzione. Per in teoria l'abbiamo fatti tutti. Pianta verde, lei. Il coso bello di uccidere i nemici che comunque ci danno risorse. Dio Maria, se spara al coso sono morto. Ma chi è che mi spara? Dove cazzo è? Non lo vedo. Ma guardalo. Bastardo, camper. Dove minchia posso andare io? Non è che si arrampica su ste liane? Non si arrampica. Ah, ma perché devi arrampicare? Giustamente il personaggio. È coglione il personaggio, ma io. Vabbè, Bardo mio, vediamo come se grazie la del mettono. follow. Grazie del follow, bello mio, Un benvenuto. topo! Era un cazzo di topo! Bravo. Oh, minchia, questo vale un mare di soldi. Vabbè, dai. Non vale, non vale. Minchia, vi rovino la vita. Ehi, scemo bastardo. Siete troppi, iniziate ad essere. Oh, ma io me ne sto fottendo. No, 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 non ti paragonare. Ok, apriamo di qua. Oh, in teoria dovremmo aver raggiunto la fabbrica. Bomba artigianale, grazie. 390 lei, se sapevo d'Artemio mi compravo le mie. Buonanotte XStep, grazie Big Piero dei beat e anche delle rotture di cazzi comprese, in omaggio. Caro mio. Allora, andiamo di qua. Allora, già che cala il silenzio, vedi, entriamo in un'atmosfera tattica. Qualcosa da prendere, ecco, da qui ci buttiamo e la prendiamo in culo. Ecco cos'era la cosa da prendere. Presumibilmente, dobbiamo per forza andare di qua, raga, mi sto confondendo su una strada che è solo una. Sarà Buongiorno. il loro rifugio. No. Si riuniscono qua per te, caro Ite. Non succederà niente, vai tranquillo. Sarà rapido e indolore. Posso farmi una medicina? Questo è già un bene. Posso farmi colpi pompa, ci vuole il fluido chimico. Ma posso addirittura. Oh, ma grazie, Genekiller, vero mio, per il raid. Grazie, brother. E grazie anche a Tex Warning per aver rotto le palle. Ma veramente sei promosso oggi. In teoria l'abbiamo fatti, raga. Cioè, raga, noi siamo gli unici che Resident Evil se lo sta giocando a così. A cazzo duro, proprio. Uccidiamo tutti. Mamma, dimmi che ti apri, ti prego. Oh. Ci vuole Artemio, raga. Ci vuole Artemio qua. Polvere da sparo. Munizioni Magnum. Buono, buono. La Magnum è troppo forte. Cioè, due proiettili sono due potenziali nemici. Se non smiriamo, ovviamente. Ma non so, ma come cazzo ho fatto, Chiara, ti giuro, a culo questo. Cosa sei? Ah, questi per fare la bomba artigianale, ma ci vuole polvere da sparo. Però forse mi pare l'abbiamo trovato. Rompi, dammi le munizioni, ti prego. Oh, ma tutto questo fucile di precisione, raga, ne ho 6.000 del fucile di precisione. Guarda, quanti colpi ho? 4 e 32 di ricarica, raga. Possiamo farcelo così a quick, ce li facciamo. Passo. Minchia. Speriamo che Heisenberg abbia pietà. Ci stava questa scena con Raziel, vero? Ci stava con quella musica. Azioni esplosive. Una nota, sono arrivati gli ordini del re. Ritirate! Trovo davvero irritante, Zaxxon. Ma soprattutto dover abbandonare la fortezza e lasciarla a quegli eretici. Se solo avessi un po' di tempo in più, riuscirei ad inculare Zaxxon. O sicuramente cambiare l'esito in battaglia. Ma no, la mia curiosità verso questo luogo mi tenta a influenzare le mie decisioni. A detta degli abitanti del posto, qui nei paraggi ci sono le rovine delle rovine molto antiche. Zaxxon abitava lì e camperava. È il luogo della cerimonia, con le quattro statue giganti, le caverne con i graffiti intagliati sulle pareti, il piedistallo di pietra che loro chiamano Calice dei Giganti, dove proveniva tutta la famiglia di Zaxxon. Ma dove sono finiti? Va, non sopporto di abbandonare questo luogo senza scoprire la verità. E qua si scopre che comunque Zaxxon è proprio venerava, diciamo, questo posto, no? Lo venerava. Io direi di ricaricare le munizioni. Abbiamo il lancia. Raga, andiamo di lanciagranate così proprio. Duri. Si mette male. Non si fa un cazzo, raga. Godzilla. Godzilla.
Godzilla, ti prego. Io me ne vado, me ne vado. Io me ne vado. Io non me ne posso andare. Ma buongiorno! Minchia, sono morto! Sono morto! Un colpo del genere. O muori o muori. Prenditi l'acqua santa. Ma cos'è questa cosa? Poi la vedo. Veloce, prenditi l'acqua santa. Sì, ma non posso battere questa cosa. Ah, quello è morto intanto. Già è un grande traguardo. Cos'è? Minchia, ho trovato 26 bombe. Dammi le bombe, dammi le bombe. Mi fa già tutto. Mamma mia, quanto sei vicino. Tieni, questa te la regalo. Questa è in omaggio. Dipende dall'azienda. E poi cos'ho? E poi non abbiamo un cazzo. La revolver. Abbiamo due proiettili per la revolver. Cos'è? Ma perché tutti questi cazzo di fucili di precisione? Dio! No, l'ho fermato. Mamma mia, se non si fa un cazzo. Sto morendo io qua. Oddio, si incazza. Raga, io non ho mai amato così tanto una colonna, ma dopo oggi veramente inizio a guardarle con altri occhi. Oddio! No, sono morto, sono morto. Colonna! Mamma mia, se sei speciale. Fanculo. Bravo, minchia, mi hai tolto le parole di bocca. Bravo Ethan, per una volta. Martello cristallizzato. Vabbè, minchia, quasi quasi me la tengo in casa sta cosa. Bei posti allegri. Ma dove minchia sto andando? Giusto per curiosità, no? Non vorrei di... Ma sto tornando indietro. Ma è possibile, perché... Attenzione esplosive. Questo non so cosa minchia ho raccolto, ma l'ho raccolto. Ah, televisore di Playstone. Oh, il flacone del torso, lo sapevo. Vedo delle cose. Ah, quello era lo sgorbio. Guarda che bello, guarda, guarda. Bellissimo uomo. Ma cosa? Ma cosa? Che spettacolo, Ethan. Ben fatto. Vieni fuori, stronzo. Non te la farò passare, liscia. Mantieni la calma. Ancora uno sforzo e sarà tutto pronto. Ti darò una mano. E tu in cambio... Ti do tutti i pezzi di mia figlia, ce li ho tutti ora. Innanzitutto vieni qui. Metti i flaconi nell'altare e il resto lo capirai da solo. Va bene, ma non si incazza. A presto, Ita. E vabbè, ma non mi chiamare così perché se passa solo legnate. Dai, danno qua. Allora, dai. Che d'altro questa televisione, raga, capisco che quella di una volta era più resistente, però... Comunque, in teoria la zona è rossa, cioè... Artemio, bello mio, come stai? Un attimo, arrivo da te. Guarda quanto metto due cose qua a posto. Ah, ne è male, vergogna. Tu e tutto che dico, Mattia. Di un pesce misterioso. No, cazzo, mi è partito un colpo. Salva tutto. Allora, tu metali... Porca puttana. Minchia, raga, si è incazzata malissimo. È la tua moglie? Raga, ti ho liberato. Guarda come scodinzo la pelice. Vedi che le femmine, voi non vuoi, già come vuoi, rompono la minchia. È la loro natura. Mettiamo il flacone. Flacone del torso. E vediamo cosa succede. In teoria ora apre tutte le porte infernali. Ah no, si apre la stradina sopra, raga, mi sa, col flacone. Calice dei giganti. Cosa? Direi che devo andare di là, a occhio. Dai, io direi di farlo, raga. Questo sarà la battaglia finale, forse. Però non lo so. A meno che... Cosa succede? Ma che cazzo te ne fotte? Potresti andare indietro, fare un'altra figlia, trovarti una moglie meno psicopatica di mia. Potresti fare tanto nella vita e tu, minchia, no, amoni, fatti i cazzi tuoi, no? Si lamenta, pure. Sexo. Allora. E qua dobbiamo presumibilmente mettere il calice dei giganti. Attenzione. E ora? Esplodiamo? Vabbè. E si è aperto il ponte della morte. Il ponte che ci porterà a morire malamente. Ma sto scendendo, ma ne stai calando? Il bug? Ah no, ok, sto scendendo. Sono morto. Basta portargli un po' di acqua ossigenata come ho fatto io con la mano. Ah, questa è la fabbrica. Ah, questo sarà forte, vedi, eh? Beh, dove io arrivo. Non pensavo avresti sconfitto Donna e Moro,
ma in America sei sopravvissuto a peggio. Hm? Mi piaci. Vorrei parlarti di Rose e di Miranda. Oh, entra pure. Tranquillo. Non è una trappola. No. Ma non l'avevo manco pensato. Già che me lo dice, raga, non è una trappola. C'è permesso. Sono Ethan, l'uomo delle pulizie. Volevo scopare a casa di madre Miranda. Vabbè, così suona un po' ambiguo. Volevo spazzare. Allora, andiamo di qua. Che ambientazione allegra. Non interagisco. Si può vedere anche, non c'è niente. Interagisci. Ma che diavolo? Mia. Ma Mia non è con la X, quindi è viva. La verità brucia. Oh, Anima! Spara! Aspetta. Il tuo piano è farmi fuori come gli altri. Così potrai salvare Rose, giusto? Sì. Io rivoglio mia figlia. Senti, tu non hai capito niente. No. Cazzo, sto parlando. Ma chi è? Hai rotto il cazzo! Bravo, diglielo! Perdonami. Tranquillo, vero mio. Capita anche a me con Zex. Accomodati. Perché è vicino alla botola, scusa? E lui se ci siede. Guarda. Ascolta, che se ci siede. Guarda che se ci siede. Ti hanno preso in giro. Ma di che stai parlando? Pensi che sia un gioco? Beh, in effetti è un gioco. Oh. Ho detto siediti! Però... L'enorme stronza con il culo grosso. La matta con la bambola. Lo scherzo della natura. Bardo mio, grazie del follow. Non era uno scherzo della natura. Era solo Sgorbio. Dimmi. È un test. Per vedere se sei degno di entrare nella famiglia di Miranda. Io non voglio far parte della famiglia di Miranda. Nemmeno io, ma eccoci qui. Che e io sono il prossimo, giusto? No. Mi fai fuori, prendi il mio posto. Beh, col cazzo! Me ne sbatto dei tuoi problemi personali. Io rivoglio solo mia figlia. Sì, anch'io. Lo sai quanto è potente quella bambina? Anche Miranda ne ha paura. Come quanto è potente? Fallo di nuovo, stronzo, e giuro che... Ti vedo un po' incazzato però, Heisenberg. Sto scherzando, si rimetta gli occhiali. Insieme possiamo salvare Rose e poi usarla per schiacciare Miranda come un verme. Mia figlia non è un'arma. Vaffanculo! Canato un po' là, arriva. No, parato. Oh, attenzione. Là, guarda. Ultima chance. Non vuoi sapere che c'è lì sotto, fidati. Correrò il rischio. Come correrò il rischio? Sei un coglione, dagli tua figlia. Condoglianze. Come condoglianze? Cosa c'è qua sotto? Perché condoglianze? Perché vuoi mia figlia? Perché sono qua sotto? Oddio, cazzo, è Godzilla! Mega Godzilla! Cos'è una Mega Godzilla veramente? Un aereo blindato? Cos'è un caccia? C'è porca puttana! No, no, a me le cose di fretta non me le dovete fare fare, io ci metto un po' per capire. Vai, vai! Corri! Ma che mi segue? Minchia se mi segue. Andiamo. Piccolo cieco. Come piccolo cieco? Non me le dire, non è cieco, sei tu orbo! Tardi. Ah! Tranquillo, è morbido, è soltanto una lastra di ferro. Che cos'era? Niente. Mega Godzilla, non ci pensare.